Buongiorno a tutti, mister Viale è pronto per rispondere alle vostre domande in vista della gara di domani con Cittadella. Chi comincia? Franco Segreto, Corriere dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, intanto se sono confermate le defezioni di Väisänen e di Rigioni in difesa e poi che importanza annette a questa partita, diciamo, col Cittadella, 36 punti, entrambe cercano praticamente la salvezza in questo campionato. Grazie. Allora, sì, ma l'assenza di Rigione, Väisänen, Lavardera si è aggiunto, perché comunque, no, ma non è una cosa improvvisa, è sul solito fastidio che a volte ha infiammazione più acuta, a volte meno, e questa settimana ha fatto fatica a allenarsi per i problemi di pubalgia, e vabbè, i due squalificati che sapete. Per quanto riguarda Praslic, ha fatto un buon lavoro, si è avvicinato alla squadra sta settimana, quindi probabilmente la settimana prossima sarà a regime. E per quanto riguarda l'importanza, è una partita molto importante, ma non molto diversa dalle altre, non molto diversa da quella che abbiamo giocato fino ad oggi, soprattutto nell'ultimo periodo, e non meno importante delle prossime, delle successive poi 5 che mancheranno. Cioè, c'è un finale di campionato pieno di scontri diretti, bisognerà viverli con grande equilibrio. Io la cosa che pretendo domani è che la squadra continui a fare quello che sta facendo senza farsi sporcare da tensione, da sovraccarico di tensione. È una partita importante, molto, come quelle che abbiamo giocato fino ad oggi. Dobbiamo essere bravi a ripeterci. La squadra ha l'obbligo solo di ripetere soprattutto l'atteggiamento che ha avuto nelle ultime settimane. Pippo Gatto, Nuova Cosenza. Buongiorno mister, stamattina il Corriere dello Sport dava un po' i numeri, play out 42, salvezza diretta 46. Quanta rabbia aver lasciato i due punti a Palermo? Quanto può costare, contare? Allora, mi collego un pochino alla risposta di prima. Questi sono 35 giorni di full immersion, non abbiamo tempo neanche di farci condizionare da... Io credo dobbiamo farci condizionare solo dal percorso. Io sono rimasto molto orgoglioso dell'atteggiamento della mia squadra a Palermo. È chiaro che se avessimo vinto avremmo avuto una classifica molto molto positiva, ma vogliamo vivere di percorso, quindi non farci sporcare da un risultato ottimo o meno buono. Cioè, saranno 35 giorni che dobbiamo stare dentro, al di là di quello che succederà di partita in partita. Dobbiamo cercare di farne al meglio possibile tutte, ok? Sappiamo che sarà impossibile. E noi abbiamo un percorso a lunga scadenza. Quello che sarà importante al 19 di maggio è essere al posto giusto, al momento giusto. Renzo Andropoli, Il Quotidiano. Buongiorno mister. Come ha pensato di risolvere il problema del centrocampo, visto che mancheranno due interpreti importanti? Abbiamo cercato più soluzioni, perché c'è una soluzione iniziale, c'è una soluzione di gestione di gara rispetto all'andamento della partita, al risultato, e quindi abbiamo cercato di preparare più cose. È chiaro che lì siamo in emergenza, ma alleno un gruppo veramente eccezionale, straordinario, che si è messo a disposizione dell'allenatore in maniera indescrivibile. Quindi rompe le scatole giocare una partita così importante con queste defezioni, ma vi dico che ci arriviamo con lo stesso equilibrio, la stessa convinzione che abbiamo fatto fino a quelle precedenti. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buongiorno. Fosse iniziato nel girone di ritorno, il campionato del Cosenza sarebbe in lizza per la zona playoff. È un dato chiaramente simbolico, ma può aiutare ad avere consapevolezza proprio in vista di quel percorso del quale parla verso il finale di stagione, magari anche aumentare la fiducia appunto verso il finale di stagione? Deve essere assolutamente così. Quello che dicevo un po' prima, al di là che a Palermo siamo riusciti a vincere avendo delle buone possibilità, quello che ci deve lasciare giusti, positivi, è il percorso, l'atteggiamento. Questo ci deve aiutare soprattutto nelle partite quando in certi momenti potremo andare in difficoltà, perché potrà succedere, succede in tutte le partite dove c'è un momento che l'avversario ti può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo vivere di certezze e di convinzione di quello che ci ha portato a essere oggi una squadra comunque sicuramente fastidiosa. Walter Leone, Gazzetta dello Sport e Tifo Cosenza.
Buongiorno mister, non lo dico io ma l'hanno detto persone molto più importanti di me, che le vittorie poi cambiano le prospettive e i giudizi, no? Prima Danilo faceva riferimento all'inizio del girone di ritorno, se pensiamo a quel periodo erano tutte altre le situazioni, non soltanto per la squadra ma anche per noi che siamo da quest'altra, certo, da quest'altra parte. No, io le chiedo, si arriva in un momento sicuramente cruciale del campionato con due squadre che sono opposte in questo periodo. Il Cosenza è in serie positiva da 5 partite, mentre il Cittadella nelle ultime 6 partite non sta facendo bene. Ecco, lei ha sempre sottolineato che la differenza l'ha fatta l'atteggiamento della squadra. Credo che mai come in questa partita l'atteggiamento sarà, non dico prioritario, ma sicuramente tra le cose più importanti. No, proprio per il tipo di partita sarà determinante, perché i numeri dicono questo del Cittadella, ma la conosciamo tutti da tanti anni, è una squadra che non muore mai, è una squadra che ha sempre il colpo di coda, è una squadra che è abituata a convivere con queste difficoltà, è una squadra che vive la partita con grande concentrazione, grande determinazione, che sa sfruttare ogni minimo errore dell'avversario, e quindi non mi fido del Cittadella, perché sono troppo abituati a convivere con queste situazioni, e soprattutto spesso e volentieri ne sono usciti a testa alta. Quindi dobbiamo arrivare assolutamente con le antenne belle dritte e non con la presunzione di essere una squadra che viene da 5 risultati utili consecutivi o da buone prestazioni. Bisogna mantenere, diciamo così, la positività, la consapevolezza che ti danno le prestazioni precedenti, ma poi per il resto bisogna cancellare, perché ogni partita parte da 0-0 e ogni partita può cambiare il destino di chiunque delle due contendenti. Quindi antenne veramente belle dritte. Pier Giorgio Giorno, il DOT. Sì, salve mister. La cosa che mi ha colpito particolarmente del Cosenza in questo periodo è che ci è voluto un po' di tempo, però Viali finalmente è riuscito a creare un gruppo. E questo io l'ho visto quando è entrato magari giocatori come Martino, che non giocavano da tanto tempo e ora sono quasi indispensabili per la squadra, o anche lo stesso Venturi, che è stato tirato fuori dal cilindro ma nessuno se ne è accorto che non giocava da tantissimo tempo. Quindi ora io le chiedo, essendo che il Cosenza è diventato un gruppo, le sue scelte per la partita con il Cittadella, visto che rientra pure Dorazio, è difficile a mio avviso lasciare fuori uno come Martino, oppure non so che ne pensa lei di questa cosa. No, è difficilissimo lasciare fuori i giocatori che stanno facendo bene, come è stato difficile fino ad oggi per esempio lasciare fuori Cortinovis, al di là che poi è venuto da un infortunio, però è un giocatore di grande qualità. In questo momento è difficile fare le scelte, adesso magari in questa partita siamo un pochino più risicati, però è vero, assolutamente difficile adesso fare scelte e lasciare fuori qualche giocatore, ma quando avrò scelto domani sarà stato difficile lasciare fuori quelli che sono rimasti in panchina, però credo che sia il termometro di un trend e di un percorso sicuramente positivo, dove tanti giocatori hanno alzato il livello di prestazione e di importanza dentro il gruppo. Osvaldo Morisco, Cosenza Special. Buongiorno mister, quanta testa manca al suo Cosenza secondo lei in percentuale? Non ho capito, scusi. Non ho... Quanta testa manca al suo Cosenza in percentuale? Ma faccio fatica a dare un numero. Io credo che in questo finale, un po' per tutte, non solo per noi, sia determinante l'aspetto psicologico in maniera clamorosa. Poi ognuno vive il proprio contesto, perché è chiaro che giocarsi questa salvezza a Cosenza non è come giocarsela a Cittadella, per esempio, visto che domani giochiamo con loro, e quindi chi sarà più bravo a rimanere compresso dentro il proprio ambiente e soprattutto a non avere troppa altalena di emozioni, ma soprattutto di gestione dei momenti, ma più equilibrio possibile, sicuramente sarà avvantaggiato sotto questo punto di vista. Renzo Antropoli, il Quotidiano.
Sì, è rientrato in gruppo il polacco, giocatore che a mio avviso si integra bene nell'idea di gioco di Viali, ma domani potrà dare una mano alla squadra, visto che proprio in quel reparto c'è carenza. No, purtroppo no, nel senso che è stata la prima settimana che ha provato a fare tutto con la squadra, provato nel senso chiaramente non gli abbiamo dato un carico come gli altri, ma intervallava le situazioni di gioco. È stata una settimana positiva, nel senso che abbiamo avuto la conferma che è positivo, cioè che il recupero è molto positivo. È chiaro che adesso dovrà fare una settimana intera con il gruppo, sperando settimana prossima che possa essere della partita. Pippo Gatto, Nuova Cosenza. Parliamo del Cittadella che, come sottolineava il collega, 2 punti in 5 gare, non solo, già anche nel suo ruolino una vittoria a Terni importante, anche se con l'uomo in più, dove Crociata ha fatto la differenza, e Crociata potrebbe essere proprio l'uomo messo dietro Antonucci ed Embalo. Con Frare che rientra e Castrati, ex nazionale, che diciamo è una saracinesca, quali saranno i motivi della partita? Ma il Cittadella ha un'identità ben precisa da anni. Fanno bene molte cose, sono molto bravi a verticalizzare, a cercare profondità diretta, a spezzare gli avversari sulle pressioni, ad allungarli e a giocarsi questi duelli poi in profondità, in velocità, dove negli ultimi 20 metri hanno qualità, perché hanno uno contro uno, hanno forza fisica con Maestrello che hanno messo a gennaio, insomma è una squadra completa. E poi sono bravi nell'intensità, nell'aggressione, una squadra che aggredisce molto bene nella tre quarti avversaria, con grande ritmo, dovremmo essere bravi a non subire questa pressione, a saltare fuori rapidamente e cercare di metterli in difficoltà. Luigi Perrotta, il DOT. Salve mister, volevo chiederle se ha visto la carenza di calciatori che in questo momento sono disponibili a centrocampo, è ipotizzabile una staffetta tra D'Urso e Cortinovis? Sì, è assolutamente possibile, perché sono due giocatori di qualità, di caratteristiche simili, quindi può darsi che ci sia questa staffetta, poi dipende dall'andamento della gara. È chiaro che non partiranno insieme, questo è palese, insomma, però ci può essere quella possibilità lì. Franco Segreto, Corriere dello Sport. Quanti ragazzi della primavera aggregherà domani? Mi riferisco ai difensori, e se c'è qualcuno che, oltre a Venturi e a Meroni, può adattarsi in quel ruolo di centrale, non lo so, Rispoli per esempio. Sì, porteremo Cimino, che è stato con noi anche a Palermo. Poi per quanto riguarda gli altri difensori a disposizione, secondo me c'è grande predisposizione anche da parte di Martino, di Dorazio, insomma, ormai lo spirito che ha contraddistinto questa squadra, che pur di arrivare a un risultato fa qualsiasi cosa, si butta nel fuoco, e quindi al di là delle diciamo così, caratteristiche personali, chiunque si è messo a disposizione per cercare di essere utile in caso di ennesima emergenza. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, ha fatto riferimento alla riaggressione del Cittadella, che nella gara d'andata nel primo tempo ci mise un po' in difficoltà. Ecco, volevo capire, alla luce dell'importanza della partita, pensa che possa cambiare il modo di interpretare la gara da parte degli avversari, oppure no? Beh, questo faccio fatica a dirlo, a saperlo. L'identità è ben definita del Cittadella, è ben precisa. Poi che faccia una squadra una partita molto aggressiva nella nostra metà campo o meno, questo dipende dalla strategia che avranno deciso rispetto alla gara. Sicuramente le partite di fine stagione sono meno spumeggianti di quelle di metà stagione, o sono diverse, perché il peso specifico è sicuramente diverso e bisogna andare un pochino più dritti al succo, e quindi di solito le partite sono un po' più sporche. Io mi aspetto una partita sporca dove anche la mia squadra deve convivere magari con una partita magari più antipatica per le nostre caratteristiche, magari che ci piace meno, però se non sappiamo sporcarci potremo andare in difficoltà. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, buon lavoro.